Nell'RSA abbiamo vaccinato il più possibile, anche lì ovviamente risente un po' di quella che è la situazione generale, per cui alcuni ospiti hanno rifiutato la vaccinazione, sebbene la task force, il personale dell'RSA abbia fatto veramente un lavoro importante. Sono state il primo luogo in cui è entrato il siero anti-Covid. Gli anziani delle case di riposo i primi a ricevere il vaccino. Quest'anno, però, rispetto alla quarta dose, pare che la campagna anti-influenzale non abbia fatto la stessa presa. A darne notizia è Maria Domenica Pedone, direttore dell'unità operativa che si occupa della promozione e gestione delle attività vaccinali. Diversi anziani più riluttanti quest'anno, riferisce Pedone, che vanno ad aggiungersi ai tanti operatori delle RSA, almeno la metà, che il vaccino contro l'influenza lo hanno sempre rifiutato. C'è una minore adesione anche da parte degli operatori e questo è un grosso problema che abbiamo. Sicuramente almeno il 50% si è vaccinato, sì. Campagna che al di là delle RSA si attesta sui numeri dello scorso anno, che restano però per gli esperti ancora troppo bassi alla luce della virulenza e della gravità dei sintomi con cui l'influenza si è presentata. Un appello alla vaccinazione in questo senso è arrivato anche da Wanda Pradal, presidente AVIS regionale. Invito tutti quanti a fare sia il vaccino per quanto riguarda appunto l'antinfluenza e anche il vaccino per il Covid, assolutamente. Abbiamo vissuto un periodo bruttissimo, la scienza ci è venuta incontro e dobbiamo credere in questo assolutamente.